Mi senti? Perché mi sono abbassato un poco per far vedere la bandiera. Sì, siamo in diretta, Donatella, solo un istante. Allora, eccoci qua, siamo nuovamente in diretta, inizia qui la trasmissione, qui Palermo, e abbiamo collegata con noi Donatella Correo. Ciao Donatella! Ciao Marco, ciao a tutti gli amici e compagni che ci stanno seguendo, speriamo in tanti. Speriamo in tante davvero. Beh, ci sono un po' di telespettatori su, direttamente sul canale di TV Radicale, e poi dopo ci sono quelli che ci ascoltano attraverso Facebook. Allora, Donatella, ti vedo in splendida forma e so che le attività siciliane e più nella fattispecie a Palermo sono state intensissime. Cosa ci racconti? Intanto vi racconto dall'iniziativa Anagrafe pubblica degli eletti e denominati che abbiamo lanciato in tutta Italia il 20 settembre del 2008 con Antonella Casu, e oggi continuiamo con Mario, Staderini. Iniziativa che qui a Palermo ci ha visti in qualche modo protagonisti. Il 20 settembre faccio un piccolo riepilogo: nel 2008 insieme a Rita Bernardini abbiamo presentato la proposta progetto di Anagrafe Pubblica, che fu accolta favorevolmente. Dopo qualche giorno, insieme a un mio carissimo amico, del quale voglio fare il nome, Marco Mascellino, ci siamo premurati, sempre nel 2008, fine settembre, di preparare una mozione adeguata all'ore, perché è evidente che il prestampato che noi mandiamo via fax o che abbiamo sul sito deve essere adeguato all'ore, cioè all'ordinamento comunale. Pronti con questa bella mozione, spiego perché mozione non delibera di proposta popolare, perché lo statuto del Comune di Palermo ad oggi prevede sì forme di proposta di delibera popolare, ma manca quello strumento di attuazione, per cui anziché spendere tempo, soldi ed energie militanti di raccolta firma per una proposta di delibera, abbiamo pensato di aggirare l'ostacolo proponendo una mozione, nella speranza che quanti avevano partecipato all'assemblea che avevamo fatto alla conferenza di presentazione dell'Anagrafe Pubblica, sempre quel 20 settembre del 2008, venisse accolta. Insomma, una serie di situazioni, la mozione è stata adottata da un consigliere comunale di Italia dei Valori, Aurelio Scalone. Fu calendarizzata e mai discussa. Ora si è continuato, tra virgolette, a rompere le scatole, discussioni sicuramente tra i consiglieri comunali, di tutti gli schieramenti, inclusi quelli che avevano partecipato alla conferenza di presentazione, Antonella Monastra, Nadia Spallita, Rosario Filora, il consigliere di circoscrizione Marco Cascapolara, il compianto onorevole Enzo Cagalà. Sicuramente nei mesi, negli anni, si saranno pure spesi per portare avanti questa mozione. E notizia di qualche giorno fa, anzi proprio di due giorni fa, che la mozione si è sovrapposta, sembrerebbe una delibera proposta dall'ANCI, fatta proprio da alcuni consiglieri comunali, però io, stando all'ultima telefonata che ho fatto, so che mercoledì dovrebbe essere discussa proprio la mozione di Radicali Italiani, sostanzialmente. Quindi sarò lì in comune e con i compagni che vorranno esserci per assistere ai lavori. E vediamo un po' cosa succede. Io ho un minimo di cronistoria sull'Anagrafe Pubblica, sulla presentazione del progetto, l'ho fatta e continuerò fino a quando non ci sarà effettivamente presentata e accolta, perché non è detto che poi venga discussa. Prima vediamo se la discutono come sembrerebbe dovrebbe essere, e poi se verrà ovviamente approvata. E Donatella, questo rimane non un termine, ma quanti ci ascoltano,
Ovviamente un'anagrafe pubblica degli eletti e denominati delle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda il Comune di Palermo presuppone dovrebbe andare di pari passo anche a una ristrutturazione di sana pianta del sito del Comune di Palermo, un sito assolutamente poco fruibile anche da chi un minimo di competenze telematiche e informatiche ha, un sito sul quale il Comune di Palermo e la Giunta Cammarata non ha investito, sicuramente non ha investito, che non è da quello che vedo su questo sito, ma nemmeno aggiornato, è da mesi che chiedo. Anche personalmente a modo di telefonate, di battuta, ma possibile mai che sulla pagina delle commissioni consigliari, commissione legalità e trasparenza, figurino ancora i nomi dei componenti della ormai ex consigliera comunale, perché ha optato per la regione, Marianna Caronia, e del compianto, perché ormai morto da qualche mese, Enzo Cagalà. Figurano ancora questo paese, quindi voglio dire, anagrafe pubblica, presupponendo che il sito istituzionale della quinta città d'Italia sia attrezzato per essere fruibile e che fornisca informazioni in base su quelli che sono i componenti dirigenti delle commissioni, su quello che producono, effettivo. Quindi sarà una battaglia su questo fronte sicuramente aperta. Ora, se posso continuare, l'anagrafe pubblica accompagnata, certo, e portata anche da Marce Spagliati, che abbiamo fatto come cittadini, potevo farlo, accesso agli atti al Comune di Palermo. Io ho presentato la domanda, come abbiamo fatto in tutta Italia, al Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, poi mi hanno detto che mi hanno dirotto dagli affari generali, quindi la mia richiesta che è stata accolta dagli affari generali del Comune di Palermo, e lì ho effettuato un'accuratissima analisi e visione degli atti. Scusami Donatella, scusami che ti interrompo. Allora, ma l'accesso agli atti che tu hai fatto al Comune di Palermo è finalizzato a che cosa? No, andava a supporto, visto che tornando all'anagrafe pubblica, i progetti, siccome ci sono stati degli scandali anche in Sicilia a Palermo per quanto riguardava le paghette dei vari amministratori locali, in maggio con il Ministro di Libertà di Palermo abbiamo rilanciato quella che è un'iniziativa dei radicali italiani e che ad oggi, se non ho dato, è stata adottata dalla Regione Puglia, quindi di Vendola, sicché gli amici di Sicilia mi hanno graziosamente e correttamente contattata per proporre, e da lì è venuta una lettera che abbiamo portato brevi mano a tutti i gruppi del Consiglio Comunale di Palermo, e quindi fino a maggio però non ci ha risposto nessuno, né a me né a Sinistra Libertà di Palermo, ma comunque né a me come radicali di Palermo, intendo dire, non c'è nessuna personalizzazione. Cosa succede? Non mi rispondono, anche abbiamo un altro strumento in piccolo di accesso agli atti. Attiviamo anche questa iniziativa promossa da Mario Spadellini e da radicali italiani. Ho effettuato questa accesso agli atti come supporto, secondo me è servita, perché cosa caso strano che in contemporanea tra anci amministratori giovani locali e giovani amministratori locali, tra consiglio comunale e consiglieri, sembrerebbe appunto che di questa anagrafe pubblica si comincerà a discutere in maniera fattuale, perché se viene portata finalmente in consiglio comunale, ripeto, tra la mercoledì sera e il giovedì, qualche cosa di punto e supporto all'anagrafe pubblica dell'accesso agli atti è servito. Certo, i mezzi di informazione hanno amplificato gli scandali, come è giusto, per quanto riguarda le speculazioni in campo amministrativo su compensi milionari, milioni di euro. Donatella, ti interrompo nuovamente, volevo chiederti, così, dalle tue conoscenze, che possibilità ci sono affinché il Consiglio Comunale mercoledì approvi la delibera sull'anagrafe pubblica degli eletti a Palermo? Guarda, io sono
convinta e certa, anche per un mini sondaggio nei mensi, nei canali, l'ho fatto, che è il, chiamiamo centro-sinistra, voglio dire, i gruppi che compongono il centro-sinistra, il Consiglio Comunale di Palermo, sicuramente di un'anagrafe pubblica discuteranno, dibatteranno e faranno il possibile per approvare la mozione. Io non so, detto in tutta sincerità, come se la pensano consiglieri del centro-destra, non perché non abbiano interesse, mi riferisco al PDL e PDL Sicilia, perché... E spiegami una cosa, così interloquiamo un po' tutti e due e facciamo capire meglio agli ascoltatori. E, diciamo, si va a discutere questa mozione, poi dopo, nel momento in cui viene approvata questa mozione, che cosa accadrà? Appunto, dovrebbe essere reso pubblico quanto prodotto dai consiglieri comunali, il modo in cui vengono assunti, le modalità di assunzione, retribuzione sulle spese dei consulenti. No, questo sì, il contenuto della delibera loro hanno sicuramente fatto proprio. No, nella delibera c'è pure, nella delibera proposta allora in maggio dall'ANCI è che è stata appoggiata, non so se questa delibera è stata presentata, io non ho avuto copia, ma non c'è data né nient'altro, c'è una delibera proposta all'ANCI e dopodiché a seguire ci sono i punti di quell'anagrafe pubblica che noi promuoviamo da 2 anni, i punti dell'anagrafe pubblica sulle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale sono quelle che noi italiani abbiamo proposto l'impianto è quello sì. Con la piccola io non sono risentita assolutamente, io sono, so per certo che si discuterà la nostra mozione, quindi quella così come è proposta dalla Radicale Italiana, ti ripeto, una delibera sembrerebbe essere stata presentata, quella promossa dall'ANCI Giovani in maggio del 2010, promuoverà anche Alemanno, se sono venendo informate e tutte queste robe di qua. Però, Donatella, scusami di nuovo, però capirei bene che fra una mozione e una delibera, perché quello che è una differenza, ma è questo quello che non ho capito, verrà discussa diciamo una mozione. Quindi questa mozione è quella così come. E la mozione prevede per dopo. Scritta e modulata a quello che vuole del comune di Palermo, da me, voglio dire, quindi è quella nostra, cioè quella nostra che promuoviamo a livello nazionale, con gli dovuti accorgimenti ai vari codici di uno statuto di un consiglio comunale. Capito, no, questo aspetto. Perché ripeto per chi ci ascolta. Questo aspetto è assolutamente chiaro. Dobbiamo anche stare attenti perché l'iniziativa venga ricordata e sottolineata come iniziativa di radicali italiani. Bisogna adeguare il nostro format, il nostro prestampato a quelle che sono le normative vigenti nel comune di appartenenza. Questa è, scusatemi se faccio la pedante, ma perché sono vicine e perfezioniste, ci tengo, perché altrimenti insomma proprio incolla detto anche, questo è un riprovero che faccio a me stessa, bisogna stare attenti quando copiamo e incolliamo quanto il materiale che in maniera ci viene prodotto, stiamo attenti, questo vale per la grande pubblica come per l'accesso agli atti, anche se per l'accesso agli atti c'è una normativa nazionale, diciamo tra virgolette l'accesso agli atti è paradossalmente più semplice, a me è venuto più semplice accedere agli atti dei consiglieri comunali per la parte che riguarda il reddito e la dichiarazione dei redditi. Per altri punti c'è tra virgolette un conto sospeso, per cui io tempo permettendo, cercherò di trovare il ritaglio, sto continuando, vedo se altri compagni a staffetta presenteranno la loro domanda, perché ci sono alcune cosette da ulteriormente espulsare e verificare l'accesso agli atti dei consiglieri comunali di Palermo, non ultima la rendicontazione delle spese elettorali che non erano informati all'amministrazione comunale, dagli affari generali, però lo statuto di Palermo, per quanto mancante di tante cose, lo prevede. C'è da vedere un po' il perché su 50 consiglieri per esempio per la quattro spese elettorali nessuno ha fatto mai. E loro su quegli obblighi di legge a che punto stanno? Cioè
oltre alla... Sulla rendicontazione delle spese elettorali, chiedi? No, allora, tu hai fatto l'accesso agli atti sugli obblighi da parte dei che hanno i consiglieri comunali entro 3 mesi dall'elezione di presentare, sì, ecco, un certo numero di informazioni. Fra queste, sì, informazioni ci sono, c'è la parte reddituale, qui da quello che ho capito non hai incontrato grossi problemi. C'è la parte della rendicontazione elettorale, che è la parte, diciamo, quella più critica, e poi dopo c'è la parte patrimoniale. A livello patrimoniale cosa hai trovato? Appunto, a me il funzionario degli affari generali, che sono disponibilissimo, mi ha messo a disposizione degli uffici con tutti questi papelli, blocchi, contro blocchi di materiale, alcuni dei quali tra l'altro dovrei e posso fotocopiare, non so quale spese, insomma la dovrò sostenere, ma cifre risorse, non è quello. Quello che era a disposizione, mi hanno messo a disposizione, era la rendicontazione, anche lì, la situazione patrimoniale era inclusa nella dichiarazione dei redditi, se non ho visto male. Quindi su questo, da questo punto di vista, per carità, ti ripeto, non ho avuto, perché qua parlo di cittadina modernità, non ho avuto problemi. Ho avuto problemi e ci sono problemi per quanto riguarda la rendicontazione delle spese elettorali. Perché beh, non certo, c'è nessuna. Questo... Abbiamo cercato anche della Roma, Riccardo, Maggi, altri amici miei, se ci fosse qualche legge che avesse superato, se per caso normative straordinarie per il comune di Palermo. Io non ho trovato nulla. E quindi ritengo che ci sia un. Insomma, qualcosa che non va, dove, non dove. E questo Donatella, questo Donatella è un aspetto che sicuramente andrà approfondito, e sono sicuro che tu non mollerai assolutamente la presa. Guarda, se tu sei d'accordo, io passerei, perché purtroppo quando ci colleghiamo i minuti sono talmente tiranni che passano veramente in fretta. Quindi, informazioni in base su come ci stiamo muovendo qui, anche a supporto degli altri compagni che non sanno magari come... non sanno. Sì, ti volevo fare... Certo, ti volevo fare un paio di domande. Allora, va bene, mercoledì sapremo che cosa accadrà e se questa mozione al Comune di Palermo, in Consiglio Comunale, mercoledì o giovedì verrà approvata, e noi speriamo di sì. Poi dopo, a seguito di questa mozione, chiaro, ci sarà tutto un lavoro che andrà fatto per arrivare alla delibera vera e propria di approvazione dell'anagrafe pubblica degli eletti, così come è successo in questa settimana al Comune di Caserta. Adesso io volevo chiederti un'altra cosa, se tu sei d'accordo, se hai qualche altra cosa da aggiungere su questo argomento, aggiungilo pure. La mia domanda lunga, credo. Non ti preoccupare, assolutamente. L'altra mia domanda è questa: c'è stato il Ferragosto in carcere, e sì, Rita Bernardini ha visitato praticamente tutti gli istituti siciliani. So che tu hai fatto delle visite insieme a lei. Ci racconti un po' questa esperienza? Delle visite corrite, oppure quella che per supportare anche lì della mancanza di militanza radicale che andasse, quella che preferisci te? Io ho cominciato col carcere di Marsala il 14 di agosto, continuando su con quello di Castelvetrano, poi ho proseguito con Rita su Cerratone, Termini Imerese, Palignana, a Pagliarelli, sono stata proprio a Pagliarelli di Palermo, come carcere di Palermo. Per quanto riguarda la visita che fate con Rita, devo dire, non per piaggeria o per orgoglio sfrenato radicale, io noto una sostanziale e fondamentale differenza nel modo in cui noi visitiamo le carceri, piuttosto che quando facciamo l'accompagnato degli deputati di altri schieramenti politici. Nel senso che le nostre visite sicuramente sono accurate, accuratissime, è volta all'ascolto sia delle persone detenuti che della polizia penitenziaria. Scusami Donatella, ci racconti una di queste esperienze?
Io voglio raccontare più che con quelle con Rita, che tra l'altro sono di dominio pubblico in ambito radicale, abbiamo cercato tra l'altro di farle conoscere con gli strumenti che ciascuno di noi ha a disposizione. Io l'esperienza che sempre più a me colpisce e fa stare male, nonostante si è andata diverse volte con Rita e anche con altri deputati, è quella che è quella del Luciardone. È quella del Luciardone sicuramente, che è un carcere, lo sappiamo tutti, la struttura borbonica, sulla quale vengono investite e continuano ad essere investiti non solo ora, milioni e milioni oggi di euro, per ristrutturare una struttura che non sarà mai funzionale riguardo ai canoni di vivibilità e dei detenuti e della stessa polizia penitenziaria. È un carcere che va chiuso, come già 30 anni fa Marco Pannella aveva proposto. È una battaglia sulla quale io spero che i primi, ovviamente, i nostri deputati si smuovono ulteriormente con gli esposti, con le visite. È un carcere che va chiuso, e se uno dei nostri o i nostri deputati radicali, ma chi rivolgo l'invito a quanti ci ascoltano, non lo so se ci sono, perché questo può farlo un deputato, perché il Luciardone venga chiuso, e mi pare difficile, visto l'investimento di denari che sta facendo, ma è un carcere, ripeto, che va chiuso perché fa buchi da tutte le acque, dove ci sono suicidi, gente che muore della quale non si sa nulla. Mi riferisco a Antonio Pellicano, detenuto morto in dicembre. È morto per cause naturali, ci dicono i medici del Luciardone, e io non ho motivo di dubitare che sia andata così, però era un detenuto tossicodipendente messo in carcere perché ha rubato due teli, e un detenuto, è una persona tossicodipendente, fortemente tossicodipendente, non va messa in carcere, tantomeno a Luciardone. La scorsa Donatella, scusami, la scorsa settimana l'anno scorso, le uniche interrogazioni sono state fatte, tra l'altro, cosa per me da siciliana, ma lo dico, scandalosa, soltanto dai nostri deputati Rita in prima linea, per Roberto Pellicano. È un caso che a me mi ha particolarmente colpito e ferito, perché poi ho cercato di seguirlo anche per le poche notizie di cronaca che si avevano, con l'avvocato, ho contattato l'avvocato di Pellicano, ho cercato con alcuni amici miei avvocati penalisti di capire cosa fosse successo, anche a livello di difesa della, a quel punto, imputato Pellicano. E personalmente ero e sono convinta che ci siano state delle coperture da parte della magistratura, del Luciardone, di tutto, della struttura, sia mi dispiace dirlo, ma l'ha detto questo, me ne assumo la responsabilità. Io ho avuto questa impressione leggendo le procedure di questo caso, che ci sia stata proprio una forma di insabbiamento, perché Pellicano era un morto di fame, che nessuno ha cercato di tutelare e di sapere la verità, su questo caso, come c'è un altro, quello di Naso, sul quale vediamo un po' adesso, appena ho 5 minuti vedo di trovare del materiale di chi si è occupato qui come deputati regionali, il primo apprendi. Donatella, ho un'altra domanda. Domenica scorsa io ho intervistato in questo spazio a Gianmarco Ciccarelli a Catania, no? Sì. In quanto anche lui ha fatto diverse visite, forse qualcuna l'avete fatta anche insieme. Ci parlava altro caso da chiudere. Ho capito. E ci parlava Ciccarelli anche di un problema di convivenza da parte dei detenuti con l'amianto. Tu hai avuto ci vuoi raccontare un po' questa cosa qui, perché personalmente sono molto sensibile ai temi legati all'amianto, e questa cosa mi ha molto colpito, questo racconto di Gianmarco Ciccarelli. Io volevo un po' approfondirlo, perché secondo me vale la pena. Sì, un detenuto ci ha chiamato
disparte, dicendoci che proprio a ridosso della struttura penitenziaria o all'interno, se non abbiamo capito male, c'era sta roba di amianto. Il direttore sosteneva che non c'era nulla. Io penso che su questo Rita comunque stia preparando, se già non ha preparato e presentato delle interrogazioni parlamentari. Ho capito, tu hai avuto modo di vedere direttamente tu qualche cosa, sai se era, non lo so, dell'Eternit piuttosto che dell'amianto. Sul tetto di un bagno c'era qualche cosa che non si capiva, era una struttura muraria che però era coperta dalla rete. C'è qualche cosa che non va a livello di struttura. Ripeto, Favignana era una di quelle carceri che rientravano nel progetto di chiusura, ci sarà pure un motivo. Non soltanto il deposito di questa cosa di amianto, che è da accertare, perché abbiamo visto questa copertura. Effettivamente era visibile. Ho capito. E beh, allora guarda, io no, confermo quello che vi ha raccontato, ahimè, Gianmarco. Abbiamo visto questo a Favignana. Guarda, ok, io su questo discorso dell'amianto cercherò anche di contattare Rita, di approfondire questa cosa, forse. E questo carcere merita un'ulteriore visita, e perché la presenza magari di Eternit in cattivo stato di conservazione può causare l'aerodispersione di fibre d'amianto e quindi se così fosse sarebbe veramente a rischio non solo la salute dei detenuti ma anche degli operatori che lavorano all'interno dell'istituto. Allora, le bonifiche sono, diciamo, operazioni che si fanno e si fanno nel giro di poco tempo, per cui il problema può essere assolutamente risolto anche in tutta sicurezza, perché ormai il livello di sicurezza che adottano le aziende specializzate sono altissime, per fortuna. Ma ciò che a me preoccupa è che in un ambiente chiuso dove tutti sono ristretti, i detenuti e anche gli operatori, il problema sta che se c'è del materiale che aerodisperde fibre, sai, con l'amianto il problema e anche la sottovalutazione di questo problema nasce dal fatto che non tutti sanno che non esiste una soglia minima di esposizione all'amianto. Non è come, non lo so, tu hai un farmaco, se ne prendi una pasticca non succede niente, se ne prendi 10 ti fa male, se ne prendi 20 muori, cioè quella è una soglia di tolleranza, no? Allo stesso modo come un veleno. Non è la stessa cosa con l'amianto. Anche una sola fibra, se tu hai la sfortuna di respirarla e si incastra in un polmone, ha un periodo di latenza che può essere di 10, di 20, addirittura fino a 40 anni sviluppi il tumore, questo è acclarato. E quindi è qui il problema, non è un discorso, ci sono molte fibre aerodisperse, certo, più ce ne sono e più c'è il rischio, meno, quindi l'unica forma di prevenzione su questo aspetto è tasso di fibre aerodisperse pari a zero. Quindi capirai che in un ambiente ristretto il problema è doppiamente più grave e meritevole anche di essere approfondito. Va approfondito e accertato, perché che ci siano delle cose che non vanno nella Favignana, cioè di dominio pubblico. Allora, guarda, io direi Donatella, perdonami. Ci sono delle cose che lui le abbiamo viste, quindi la domanda però è solo secondaria. Sì. Cioè, gli agenti di polizia penitenziaria, degli imbecilli non ci hanno detto nulla. Scusami, sì, ti sento perfettamente. Non ho capito perché per un istante è venuta meno la linea. Dicevo questo va approfondito con
con attenzione, perché che ci siano materiali inedermite e cose, però a me la domanda, cioè io mi chiedevo la domanda, dico, ma possiamo stare i direttori di carcere che, salvo rari, rarissime eccezioni, conoscono molto poco i loro istituti. Dico, gli agenti di polizia penitenziaria che sono sempre gli stessi perché sono sottoposti a turnazioni massacranti, dico, se ci fosse un problema veramente esponenziale come quello dell'amianto, avrebbero proprio anche loro a denuncia o a dirci qualche cosa, perché io guarda, Donatella, il problema purtroppo dell'amianto è un problema di conoscenza. Io ho potuto riscontrare, anzi lo riscontro praticamente tutti i giorni, che c'è veramente tanta e tale disinformazione che aggrava ulteriormente il problema. Non è da escludere che in un ambiente come quello siano passate delle informazioni distorte, assolutamente in buona fede, e che quindi esiste questo problema e viene ignorato proprio per un difetto di comunicazione. Quindi io direi che questo aspetto qui, secondo me, ci siano tante cose, incluso materiale edernite, robacce del genere, l'abbiamo visto. Perfetto. Quindi, come abbiamo visto anche cose di dell'Eternit è un problema che ritengo vada veramente approfondito, quindi magari non lo so se vogliamo anche insieme parlare con Rita, approfondire anche con un'ulteriore visita insieme magari a chi può, sa, riconoscere, io mi metto a disposizione. Questo tipo di problema possiamo sicuramente organizzare e andare nuovamente a vedere come stanno le cose effettivamente in questa struttura. Guarda, ci avviamo un po' alla conclusione, ci sono rimasti per le 17:30 4 minuti, ma ci possiamo allungare, io direi ancora di 5, per cui hai a disposizione ben 9 minuti per raccontarci cosa a Palermo i radicali faranno nelle prossime settimane. Poi noi ci aggiorneremo chiaramente, forse non la prossima settimana, ma se tu sei disponibile fra due nuovamente con una nuova intervista, raccontaci, diciamo, da qui a 2 settimane che cosa i radicali faranno a Palermo. Intanto vediamo come va questa mozione, che a questo punto lo riproporrò per l'ennesima volta alla regione Sicilia, quindi a livello regionale e a livello anche provinciale, dal momento che sono stati sordi e vanno pungolati anche loro. Questo pungolo radicale serve anche a questo. Questa sicuramente è una cosa che non ti dico domani o dopodomani, ma a metà settimana, a fine settimana, provvederò. Altra cosa è richiesta accesso agli atti Regione Sicilia, alla provincia di Palermo. E poi, ma qui vorrei vedere un po' come muovermi, già alcuni dei nostri compagni in sede sono stati informati, vorremmo lanciare un comitato trasversale, ovviamente, sull'uninominale. Questo è quello che io ho, cioè un progetto ambizioso, voglio dire, con le sue risorse, sia umane, finanziarie e zero, non possiamo dire che siamo... Ci siamo, insistiamo e non molliamo, come se non abbiamo mollato sull'anagrafe pubblica, come sulle carceri, nel tanto ora, continuiamo su questa strada, perché anche un minimo di risposta per noi e per la società è fondamentale, è anche un modo per avvicinare le persone a quello che io penso sia la politica con la P maiuscola, è passione, impegno, costanza su una, due, tre cose che ti cambiano la vita e la cambiano gli altri. Io penso che questo sia la nostra politica dei radicali e di quanti ci vogliono essere. Io spero veramente che su questo fronte, sull'anagrafe pubblica,
anche in altre province, comuni di Palermo, si dia seguito se verrà approvata questa mozione o se ci sarà una rete pubblica, che possa essere, voglio dire, la stura per le altre, per gli altri capoluoghi di provincia quantomeno, e che su legalità, che non è una cosa vuota, si può riempire di contenuti, perché legalità significa conoscere per deliberare, e per far sì che ciascuno individuo si senta protagonista, che non significa andare sui giornali o sulle televisioni, ma contribuire a quello che ritiene necessario, importante, urgente per la propria città o in qualunque luogo venga attraverso a vivere. Io faccio questo a Palermo come ho fatto a Milano durante i miei 10 anni di permanenza, e laddove sono mi piacerebbe che ci fossero, e ci sono, compagni radicali e amici disponibili e disposti a spendere le loro energie e il loro tempo per fare queste cose. Quindi il mio messaggio è uninominale, la mia prossima mossa è uninominale, che tra l'altro è anche conseguenziale all'anagrafe pubblica degli eletti nominati, ovviamente. Bene, Donatella. Benissimo, quello che ci hai detto è molto chiaro, le notizie che giungono da Palermo sono confortanti su tutto l'impegno che stai mettendo su questo discorso dell'anagrafe pubblica degli eletti, che noi auspichiamo che venga approvata questa mozione fra mercoledì e giovedì. Guarda, questa intervista è stata utile e interessante, mi riprometto che approfondiremo insieme questo discorso dell'amianto in carcere, perché assolutamente è un argomento meritevole veramente di essere approfondito, e poi ci ripromettiamo, se te sei d'accordo, di risentirci fra 2 settimane per una nuova intervista e fare il punto della situazione, posto che però, ecco, domenica